Lo studio che presento oggi è una ricerca realizzata con gli studenti delle scuole superiori romane. È una ricerca che riguarda le opinioni sul futuro lavorativo di questi ragazzi e quindi abbiamo studiato il punto di vista sul lavoro di chi non lavora. Il dato che in qualche modo ci deve far riflettere è quella che ho chiamato cultura del lavoro in deroga. Per spiegare meglio questa espressione, si può dire che questi ragazzi già da ora, anche se non si sono ancora affacciati sul mercato del lavoro, sono consapevoli che nel momento in cui cercheranno lavoro saranno gioco forza costretti a derogare rispetto ad alcune questioni. Una su tutte, c'è una domanda molto interessante che riguarda che cosa saresti disposto a rinunciare pur di mantenere il tuo posto di lavoro. Questi ventenni rispondono sarebbero disposti a rinunciare un po' a tutto, alle ferie, ai giorni di permesso, ai giorni di malattia, alle donne, addirittura al periodo di maternità. Questo ci dice di come anche nella percezione dei ragazzi molto giovani il lavoro sia tutt'altro che un passaggio scontato, quello dalla scuola al lavoro, e sia un obiettivo, in qualche modo sia anche una paura, quella di non ottenere un posto di lavoro. Un anno fa, all'interno del progetto Corpus Hominis della Diocesi, siamo partiti con un nostro piccolo progettino che si chiama Inside Job, che ha riguardato l'apertura di uno sportello in forma lavoro dedicato al target lavoro giovanile. E quindi, diciamo così, abbiamo acceso un faro su questa problematica. Dai giornali poi abbiamo appreso della ricerca di Apindustria, che è stata condotta appunto su 200 giovani e i cui dati ci sono sembrati molto interessanti, e l'abbiamo incrociata con una ricerca che il nostro inteso come delle Acque Nazionali, Istituto di Ricerche, l'IREF, ha condotto su Roma e provincia, su giovani di Roma e provincia, che però può essere estesa a livello nazionale. È emerso che a livello europeo la disoccupazione è calata, ha avuto una fase di forte aumento fino a 4-5 anni fa e da lì poi è partito un trend contrario in calo. Stessa cosa nella maggior parte dei paesi europei. In Italia purtroppo il livello di disoccupazione, soprattutto giovanile, permane molto alto. Peggio di noi, ahimè, soltanto la Grecia e la Spagna. La nostra ricerca portava dati dal settembre 2016, gli ultimi dati, quelli che abbiamo potuto reperire, datati marzo 2017, ci dicono che il tasso di disoccupazione giovanile è passato per l'Italia dal 39 al 37%. Cosa dire ai nostri giovani? Sicuramente Brescia è una fucina di attività, una fucina di imprese, una fucina di imprenditori. Gli imprenditori hanno bisogno di risorse umane. Non tutte però le risorse umane, hanno bisogno di risorse umane che siano in grado di svolgere i compiti del passato in chiave moderna e i nuovi compiti. Le sfide della tecnologia, dell'automazione necessitano di risorse umane qualificate, in grado di essere presenti su macchine nuove, su macchinari nuovi, con tecnologie assolutamente nuove. In questo senso diventa quindi fondamentale avere sì risorse preparate, ma avere un legame che consenta alle scuole di preparare i nostri giovani in modo tale che possano essere più rispondenti alle esigenze dell'industria e di tutti i settori.